Rieccoci qua, benvenuti nell'unica rubrica che illumina sui misteri di Dio. Sì, lo so, solito discorso, siamo al capitolo 20 del libro della Genesi, che vanta ben 50 capitoli, e prendendo il fatto che ho iniziato ben 3 anni fa, se continuo questo ritmo... Ma torniamo a parlare di Abramo, sì, perché il focus si sposta nuovamente sul protagonista per raccontare le mirabolanti avventure del patriarca più amato di tutti i tempi. Sì, perché Abramo non è soltanto un ottimo padre, come abbiamo visto e continueremo a vedere, ma anche un ottimo marito. Wendy, sono a casa, amore. L'autore in questo capitolo torna a raccontarci l'autore. Non sappiamo chi sia l'autore della Genesi né di nessun altro libro della Bibbia. Gli storici però collocano la redazione finale del libro della Genesi intorno al IV e V secolo avanti Cristo, cioè in quel periodo post-esilico del popolo di Israele, in cui appunto la classe sacerdotale stava cercando un po' di riunificare il popolo secondo delle leggi, usi e costumi ben precisi. A culo è uscito il libro della Genesi, che ha creato così delle solide basi per una religione importantissima, un libro che è la base per altre due religioni importantissime: il cristianesimo e 600 anni dopo Cristo l'Islam. Tutto partendo da qui, dal libro della Genesi, è come se la storia volesse rimarcare quella famosa frase che fa: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Ma anche la muffa e i funghi allucinogeni, base proprio per qualsiasi tipo di religione. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e proseguiamo con la lettura del libro che ha fatto impazzire i fan in tutto il mondo. Ma impazzì proprio? Abramo levò le tende dirigendosi nel Negev e si stabilì a Kadesh e a Sur. Poi soggiornò come straniero a Gerar, siccome Abramo aveva detto della moglie Sara: è mia sorella. Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Cioè, sta cosa l'aveva già fatta, vi ricordate, al capitolo 13 col faraone? Pensate a quanto è meschino Abramo, oltre alla mancanza totale di fiducia in Dio. Ma Dio venne da Abimelech di notte, in sogno, e gli disse: ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso. Essa appartiene a suo marito. Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, disse: mio signore, vuoi far morire anche la gente innocente? Non mi ha forse detto: è mia sorella? E anche lei ha detto: è mio fratello. Con retta coscienza e mani innocenti ho fatto questo. Gli rispose Dio nel sogno: anch'io so che con retta coscienza hai fatto questo e ti ho anche impedito di peccare contro di me, perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, egli è un profeta, preghi egli per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che sarai degno di morte con tutti i tuoi. Ma perché? Ma bastava dire che era la moglie! Cioè, questo c'ha Dio che lo protegge e sta sempre vicino a lui, appena lo vede scodinzola! Ma perché tutti si sotterfuggi? Cioè, allora vuoi far figo, te vuoi a te già! Allora Abimelech si alzò di mattina presto e chiamò tutti i suoi servi, ai quali riferì tutte queste cose, e quegli uomini si impaurirono molto. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che ci hai fatto? E che colpa ho commesso contro di te perché tu abbia esposto me e il mio regno ad un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno. Poi Abimelech disse ad Abramo: a che miravi agendo in quel modo? Rispose Abramo: io mi son detto, certo, non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre essa è veramente mia sorella, figlia di mio padre e non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Quando Dio mi ha fatto errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. In ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me: è mio fratello. Allora Abimelech prese greggi e armenti, schiavi e schiave, li diede ad Abramo e li restituì la moglie Sara. Inoltre Abimelech disse: ecco, davanti a te il mio territorio, vada ad abitare dove ti piace. A Sara disse: ecco, ho dato 1000 pezzi d'argento a tuo fratello, sarà per te come un risarcimento di fronte a quanto sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata.
Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, sua moglie e le sue serve, sicché poterono ancora partorire, perché il Signore aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo. Cioè, un'associazione a delinquere, avete capito? Questi sono arrivati là, gli hanno detto a Abimelech: no, guarda, questa è mia sorella, piatala pure, io faccio certi spumoni, vai sciallo, vai sciallo. Poi di notte è arrivato Dio, 4-4, gli ha detto: che stai a fare? E te volevi bombare la moglie da Abramo? Ma come, ha detto che è la sorella? È la sorella, ma è anche la moglie. Ma hai fatto cazzata, devi riparare il danno. E via sordi, greggi, schiavi e schiave. Una trappola, capito? Abramo e Dio andavano in giro a fare i trappoloni a quelli coi sordi. Ma capito che coppia, è tipo il mignolo col prof. Senti, Abramo, dimmi di. Sta pensando, sta avvenendo un'idea per il prossimo colpo, una cosa grossa. Vai, spara, bro. Te ricordi Adam ed Eva? Ma chi, quelli dello sfratto? Ecco, praticamente, senti, dico a tutti che è stata colpa loro, poi metto in giro la voce che appunto è un peccato grave che macchia tutti, mando Gesù, lo famo morire proprio in una maniera proprio truce e brutta, dico che è morto per salvare tutta l'umanità. Comunque così fai leva pure sul senso di colpa, ma vuoi mettere, sai, i soldi del risarcimento che potremmo chiedere? Sì, ma chi è Gesù? Lascia perdere, che sto troppo avanti. Passa, va.